Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. È stato un mese bello pieno 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 e non ho avuto tempo di farvi vedere il mio nuovo taglio e né di girare altri video. Sì, li ho tagliati un mese fa, infatti vedete che ho fatto taglio colore, vedete che c'è già ricrescita, ma ovviamente è passato un mese. E come potete vedere, ho schiarito il colore, ho fatto un bianco. Che come sapete è il mio obiettivo, cioè il giallo sui capelli non piace per niente, quindi li ho schiariti schiariti e mi sono affidata a un parrucchiere questa volta, un po' perché non ho più voglia di fare la tinta, un po' perché i capelli erano tanto sfruttati, ma perché la decolorazione sfrutta, si sa. Infatti li ho dovuti tagliare a malincuore, perché comunque sapete che mi piacciono i capelli lunghi, li ho dovuti tagliare, li ho tagliati. Però devo dire che questo taglio è un po' particolare, non mi dispiace, adesso pian piano ricresceranno ovviamente e li terrò lunghi. E niente, se volete sapere, siete di Torino, volete sapere dove ho fatto il colore, sono andata al salone che c'è a Rondo della Forca, in Corso Regina Margherita. A Torino ovviamente, si chiama Landolina Parrucchieri e sono specializzati nei colori anche un po' particolari, quindi proprio colori tipo azzurro, blu, viola, quei colori lì, che ero molto tentata di fare, ma sto un po' tranquilla con i capelli, meglio lasciarli un po' tranquilli. Io ho fatto il bianco, è molto molto bello, vi metto le foto dei capelli appena tagliati. Purtroppo non ho avuto modo di registrare nei giorni seguenti. Nelle foto comunque vedete il colore appena fatto, quindi doveva ancora un pochino scaricare, ma veramente mi è piaciuto tantissimo. Dovrò andare a rifarlo perché ovviamente il tempo è passato e devo andare a rifarlo. Vi lascio anche nell'info box la loro pagina Facebook, se appunto volete andare a vedere i loro lavori, perché veramente sono fantastici. Tornando a noi, ho fatto shopping di nuovo. Sono andata di nuovo alla L'Oreal e ho comprato di tutto. Vi ricorderete sicuramente il vecchio video, se non l'avete visto, ve lo linko qui. E veramente c'è tantissima roba, tantissima, tantissima roba che ho acquistato. E partiamo subito perché sennò questo video diventa lunghissimo. Allora, ho preso sia make-up che prodotti per capelli che prodotti per la cura del viso questa volta. Partiamo dalla Cipria, questa è la prima. Della Maybelline, la prima che ho acquistato, la numero 120, l'ho pagata 2,99 euro. Come vedete, all'interno c'è la cipria e poi sotto c'è specchietto e piumino. È molto comoda, l'ho presa da portare in giro appunto per fare i ritocchi durante la giornata. Dopodiché, ho acquistato due terre. Mi piacevano tanto, le avevo già puntate la scorsa estate quando ero andata appunto. E sono queste qui, le Dream Sun. Sempre di Maybelline, e una nella colorazione Bronzed Tropics, questa qui, l'altra nella colorazione Bronzed Paradise, questa qui. Tutte e due le ho pagate 2,99 euro ciascuna, non so se vadano bene per il mio incarnato, comunque sicuramente le userò nel periodo estivo, non credo adesso, anche perché non sono solita mettere la terra nel periodo invernale, essendo io veramente bianca quando non sono abbronzata. E niente, queste qui mi piacevano e le ho acquistate. Come prodotto cult ho preso le Vernis à Lèvres Pop Water Glossy Satin della Yves Saint Laurent, questa qui. La tonalità è la 211, è quella che vedete sulle mie labbra. Avvicino un po' per farvi vedere il colore. Questo qui. Ah, tra l'altro, oggi mi sono impegnata col trucco. Era tanto che non facevo un trucco decente, che non avendo tempo, porca miseria. Questo qui l'ho pagato 9,99 euro, non è niente di che, perché comunque questo effetto glossato, però volevo provarlo, dato che non ho mai avuto nessun prodotto di Saint Laurent, ho voluto provarlo. Come ombretto ho acquistato un Color Tattoo 24 ore di Maybelline, questo qui nella tonalità, se sentite i rumori, il gatto che sta giocando con una mosca, sta cercando di acchiapparla. Ok. E ho preso questo qui nella tonalità 05 Eternal Gold, perché io solitamente quando non ho tempo di fare un trucco decente come questo qui vado a mettere un colore doratino ma chiaro su tutta la palpebra perché, per dar luminosità. Non so, mi sto trovando bene con l'oro, anche se l'oro di solito è una colorazione che non mi piace. Questo l'ho pagato 1,99 euro. Tra l'altro ho messo l'oro anche sulle unghie, che non è solito. Adesso ho messo due colori che non sono solita mettere.
Questo è praticamente la stessa colorazione del Rouge Noir, è un semipermanente, si chiama Sao Tiago di Minai. E stessa cosa che ho usato qui per fare la decorazione, invece come base dorata, qui, ho usato una limited edition sempre di Minai, il Golden Island. E come vedete ho fatto anche la decorazione dorata sopra appunto Sao Tiago, che mi è piaciuta un sacco. Non è un mio genere, diciamo, di colore, però proviamo. Ogni tanto mi piace cambiare. Altro prodotto che ho acquistato è della Vichy. Adesso vi farò vedere tutti i prodotti in Armadan che ho acquistato, e sono parecchi. Questo qui è uno stick anti-imperfezioni, ovvero dovrebbe essere una sorta di correttore per andare a coprire i brufoli e assorbirli. All'interno è senza parabeni, questo qui l'ho pagato 2,99 euro. Sempre per il trattamento anti-brufoli ho preso il Normaderm. Il Normaderm Hyaluron Spot, appunto una pennina per andare ad assorbire i brufoli quando si creano, per esempio, i vulcani, questa qua, i vulcani che si creano sotto pelle, ecco, con questo qua andate a metterlo sopra e asciurbe i brufoli. Questo qui l'ho pagato 4,99, ma è un prodotto che di solito utilizzo spesso, ce l'avevo da Topexan, ce l'avevo della Bottega Verde, della Normaderm non ce l'ho mai avuto, quindi ho voluto provarlo. Poi ho acquistato sempre Normaderm Nuit Detox, trattamento detox purificante appunto per la notte. E questo qui. Dovrebbe aiutare un po' la pelle del mio tipo, ovvero problematica mista grassa. Il trattamento notte l'ho pagato 4,99 euro, all'interno ce n'è 40 ml. Non so assolutamente che prodotto sia perché non l'ho mai provato, ero molto incuriosita e lo proverò e poi vi farò sapere sicuramente come mi sono trovata. Sempre Normaderm, ho acquistato questo detergente che ho già e sto terminando. Da 150 ml, fa una mousse, quindi usate la pompettina, si crea una noce di mousse sulla mano. Molto buono, mi piace un sacco, appunto l'ho ricomprato per quello. Questo qui l'ho pagato 3,99 euro. Della stessa linea ho preso anche il tonico, che l'altra volta non avevo trovato della stessa linea. Questo è da 200 ml e questo l'ho pagato 3,99 euro sempre. Ho voluto provare un 3 in 1, questo qui. Il appunto Normaderm 3 in 1 crema detergente più esfoliante più maschera, avevo un prodotto simile di Essence e non mi c'ero trovata male, quindi ho voluto provare a prenderlo, è adatto a pelli sensibili, all'interno ce n'è 125 ml e l'ho pagato 3,99 euro. Ultimo prodotto Normaderm è un peeling, un gel esfoliante quotidiano, quindi dovrebbe essere abbastanza delicato, io comunque tendo a non utilizzarlo spesso lo scrub, 2 volte a settimana massimo ed è già tanto. Anche questo formulato senza parabeni, e né alcol e né sapone, appunto. Ce n'è 125 ml all'interno e questo qui l'ho pagato 3,99 euro. Non contenta di tutti i prodotti per il viso che ho preso, sono andata a prendere questo gigantesco della Pure Té Thermal, quindi della stessa linea del tonico che ho, che avevo fatto vedere nell'altro video, appunto. Questo è un 3 in 1. C'è scritto struccante integrale pelle sensibile, latte detergente tonico e struccante occhi, quindi è uno struccante e sono curiosa di provarlo perché di solito con questi prodotti non è che mi trovi granché, soprattutto per la zona occhi, soprattutto perché carico abbastanza la zona occhi. Sono curiosa di provarlo, dovrebbe essere ideale anche per pelli sensibili, esatto, e contiene acqua termale di Vichy. All'interno ce n'è 300 ml, c'è scritto che ci sono 100 ml gratis, comunque ce n'è veramente tantissimo. E questo l'ho pagato 4,99 euro. Ovviamente mi sono dovuta segnare tutti i prezzi dallo scontrino, perché sennò andarsi a ricordare qual era il prezzo di cosa era impossibile. Ho preso anche un prodotto da uomo per mio fratello, che è questo qui, Vichy Home, il gel detergente purificante. Da 100 ml, appunto, un gel detergente per il viso da uomo, diciamo specifico, dato che utilizzare la saponetta non mi sembra una grande idea, forse perché sarò fissata io con tutti i prodotti, però comunque ho voluto provarli a prendere, che è un anti-imperfezioni. Questo qui l'ho pagato 2,99 euro. Ultimi prodotti per il viso, si è distrutta la confezione perché il mio gatto ha deciso di sdraiarcisi sopra, la vedete tutta schiacciata. Comunque della Biotherm, questo qui è il Perfect Skin,
All'interno c'è il gel detergente purificante antilucido e il tonico purificante microesfoliante. Ed ero curiosa di questo prodotto perché un tonico microesfoliante vuol dire che all'interno deve contenere delle particelle, credo, quindi ero curiosa di provarlo. Ce n'è veramente tanto di prodotto, sia di uno che dell'altro, e questo l'ho pagato 9,99 euro. Sempre il prodotto da uomo che ho voluto acquistare per fare un regalo è questo qui, il Biotherm Home Age Fitness. All'interno ci sono due prodotti, appunto da uomo. C'è il trattamento attivo antietà e il gel da barba. Fatto così, carina, mi piaceva l'idea. Anche questo ho pagato 9,99 euro. Mi sono fatta tentare da un profumo. Voi sapete che io sono piena di profumi, ne ho veramente tanti, ma tanti, 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 tanti. E ho voluto provare a prendere questo, però lo regalerò sicuramente alla mia mamma, che spero non veda il video, perché se no gli rovino la sorpresa. Comunque, questo qui. Qualcuno che urla. Comunque, questo qui, Lancôme, il Tresor, ho preso la versione da 100 ml perché conveniva di più rispetto a quella da 50 ml, e veramente l'ho pagato niente, il profumo è buonissimo, l'ho pagato 24,99 euro. Passiamo a un prodotto estivo che ho acquistato adesso, ma adesso l'ho trovato e mi sono portata avanti già per il periodo estivo, ed è la Roche-Posay. A dire la verità sono due prodotti, uno è un olio protezione 30 e l'altro invece è una specie di olio lavante, quindi olio detergente rilipidante antiarrossamenti, quindi per il mio tipo di pelle dovrebbe andare bene. Li ho presi e ho optato per l'olio perché mi incuriosiva, appunto, e l'ho pagato 5,99 euro. Passiamo ai prodotti per capelli, che ormai sono diventati la mia mania, voi lo sapete. Ho acquistato questa maschera di Kérastase, l'Elixir K-Ultime, che è praticamente una maschera appunto da mettere sui capelli, che ha una profumazione buonissima. Oddio, questa è la versione, diciamo, travel size, quindi da viaggio, da 75 ml. Ho visto gente che faceva incetta, e quindi, incuriosita dalla reazione delle altre persone, ho deciso di acquistarlo anch'io. Ne ho preso uno solo, però, perché comunque di prodotti per capelli ne ho tanti e ne ho comprati altri, quindi direi che non è il caso di andarne a comprare ancora. Comunque l'ho voluta provare. Questa qui l'ho pagata 2,99 euro. Appunto, dato che dovevo acquistare altri prodotti per capelli, ho riacquistato la Fibre Ceutique di L'Oréal, una maschera. L'avete vista sicuramente nell'altro video. L'ho riacquistata, non l'ho ancora terminata, quella che ho, ce l'ho in bagno, devo ancora terminarla, ma mi è piaciuta tantissimo. E quindi, avendola trovata di nuovo in offerta, ho deciso di riacquistarla. 200 ml all'interno, e so già dirvi che è appunto favolosa, e l'ho pagata 2,99 euro. Ho provato un po' di tempo fa dei campioncini del Mythic Oil di L'Oreal e devo dire che sicuramente dentro ci sarà silicone, per carità, infatti stavo leggendo ci sarà silicone, però è un prodotto che mi è piaciuto tanto, o perlomeno l'ho trovato performante sul mio tipo di capello, e ho deciso di acquistarlo perché l'ho trovato nella confezione grande. Questo qui è da 125 ml. Prodotto all'interno ce n'è veramente tanto. Adesso finisco di utilizzare quello che ho, poi penso che lo utilizzerò, o magari li alterno, magari alterno un prodotto e un altro. E mi è piaciuto tantissimo, è un olio perché va bene per tutti i tipi di capelli, è nutriente, lascia proprio i capelli veramente morbidi, mi piace tanto. E l'ho pagato 2,99 euro, quindi veramente poco per 125 ml. Della Redken, che sicuramente se avete visto l'altro video, è tutto un riferimento all'altro video, ma è così perché ho già acquistato i prodotti di questa marca. Ho acquistato appunto un altro prodotto, sempre balsamo, perché anche l'altra volta mi pare di non aver trovato lo shampoo, ma solo il balsamo. Questo qua è lo Smooth Look, Smooth Look. Ok, è un balsamo appunto che va bene, contiene olio di mandorle, va bene quando si vanno a utilizzare piastra phon, quindi si va a fare lo styling. Dato che ultimamente, avendo tagliati i capelli, sto facendo lo styling perché sennò rimangono troppo blandi i miei capelli, non mi piacciono. Appunto, vado a utilizzare ovviamente sia phon che anche la piastra per ottenere questo effetto particolare. Allora ho deciso di acquistarlo. Ho pagato 1,99 euro come avevo pagato anche gli altri. È molto buona, ha una profumazione veramente veramente ottima e sono curiosa di provarlo. Ora, della linea Matrix, che io non conoscevo assolutamente, ho preso diversi prodotti per capelli. E ok, vado a mostrarveli tutti. Allora, ho preso sempre per quanto riguarda la linea della protezione dei capelli, utilizzando appunto piastra e phon. Sono andata a acquistare questo qui, lo shampoo da 300 ml,
che mi durerà tantissimo, appunto protettivo. L'ho pagato 2,49 euro. Della stessa linea ho preso anche il balsamo, che è questo qui, dove all'interno ce n'è 250 ml, l'ho pagato 2,99 euro. E poi ho preso quest'altro prodotto che sarebbe gel modellatore della forma, sostanzialmente. Io l'ho già provato perché ero curiosa. L'ho utilizzato però con i capelli bagnati. Non so se sia effettivamente un gel, cioè proprio gel, di quei gel, oppure se è gel perché la consistenza, quindi un prodotto è, però la consistenza è quella. Dietro non dice granché, dice: gel sublimante della forma aiuta a proteggere i capelli dai danni dovuti all'uso di strumenti a caldo grazie all'oxylose e agli zuccheri idratanti che rendono più facile e delicato lo styling a caldo. Nutre e protegge dagli stress termici. Quindi, vabbè, ero incuriosita, appunto, ho voluto provarlo. All'interno qui ce n'è 150 ml e l'ho pagato 2,99 euro. Questo è un prodotto leave-in, ovvero quello che vai a mettere sul capello ma non lo togli, lo lasci lì. Sempre della linea Matrix, questa è sempre della linea Total Results. È il Repair Break Fix, ovvero un riparatore che si lascia sui capelli un po' sfruttati. Rinforza e ripara la fibra capillare. Senza risciacquo, rinforza e ripara la fibra per fortificare i capelli indeboliti, danneggiati e prevenirne la rottura. Si mette sui capelli tamponati con asciugamano, quindi umidi, eccetera, eccetera. Questo qui ce n'è 195 ml ed è un prodotto che sicuramente può aiutare i miei, perché adesso sono, sì, è vero che li ho tagliati, ma sono comunque ancora un pochino sfruttati. All'interno ce n'è appunto 195 ml e l'ho pagato 2,99 euro. Un prodotto che mi ha incuriosito già dal nome è il Matrix Total Results Miracle Treat 12, che è questo qui, Color Care. È una lozione che si va a mettere sui capelli e ha da 12 benefici. Vabbè, facciamo che ve lo faccio leggere, questo qua. Comunque un po' di cose fa. 150 ml di prodotto da spruzzare sui capelli umidi, mi pare. Pagato 2,49 euro. Altro prodotto per capelli che ho acquistato, questo però mi pare che contenga alcol. Quindi non so quanto vada a nutrire bene i capelli. Comunque vabbè, sempre della Matrix, la linea Biolage. Questo è l'Hydra Seal Softening Mist. Apporta morbidezza con un'azione idratante immediata ed ultraleggera. All'interno ce n'è 125 ml e l'ho pagato 2,99 euro. Ultimo prodotto, sempre per capelli, ma no, è questo, sempre Matrix Total Results Blonde Care Flash Filler. Quindi va bene per i capelli biondi, è studiato apposito per i capelli biondi. Va a nutrirli, appunto, fanno un effetto filler, quindi a riempirli. E va spruzzato sui capelli umidi. Anche questo ho pagato 2,99 euro. Devo dire che ho fatto un bello shopping. Non ne avevo, diciamo, magari necessità, perché di prodotti per capelli sapete che ne ho ancora e ancora e ancora da parte. Però mi sono fatta incuriosire, essendo prodotti comunque che utilizzano i parrucchieri, sono più performanti sui capelli, ovviamente non saranno bio, quello non c'è dubbio, però sono più performanti, dato che ho i capelli che hanno un pochino più bisogno in questo periodo. E niente, questa era qua. Fatemi sapere se gli acquisti vi sono piaciuti e se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati. Vi lascio nel mio info box la pagina Facebook, Google Plus e Instagram per rimanere in contatto con me. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!